Buongiorno e bentornati all'appuntamento con dell'informazione di Teleponte. Questa edizione del telegiornale va in onda in forma ridotta e senza servizi audio-video per uno stato di agitazione del personale, tecnici e giornalisti. Chi legge è stato autorizzato dal comitato di redazione. È stato il governatore Luciano D'Alfonso, assieme ad altri rappresentanti degli enti coinvolti nei progetti, a siglare il dies a quo, come lui stesso lo ha definito, che dà il via alla progettualità esecutiva delle schede che il masterplan prevede per la città di Teramo. Spero da adesso in poi, ha detto D'Alfonso, di intravedere da qui a qualche tempo le tute degli operai sporcati di cemento perché devono partire i cantieri. Nella sede del rettorato dell'Università di Teramo, nel campus di Cossey e Sant'Agostino, Regione, Provincia, Comune, ADSU, IZS, ASL e TUA hanno sottoscritto il primo accordo in Abruzzo per rendere certo il tempo di esecuzione degli interventi e la raccolta delle autorizzazioni. Ma è fondamentale, ha sottolineato il governatore, perché si determina nel riconoscimento reale di bisogni concreti, nella copertura finanziaria certa e una volontà condivisa di fare tutto ciò che è contemplato. Il tavolo tecnico istituzionale di questa mattina ha poi recepito la richiesta avanzata dal sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, di inserire tra le schede anche un progetto di rigenerazione urbana dell'ampio quartiere di Corso Porta Romana con la riqualificazione di tre edifici, con l'intervento di individuarvi all'interno l'Accademia della Grande Cucina Teramana. Disponibilità è stata infine espressa da parte del tavolo tecnico all'inserimento all'interno del completamento del Bike to Coast della pista cicloturistica che collegherebbe Teramo alla costa. L'Assemblea dei Sindaci del Ruzzo ha approvato il bilancio dell'ente. Sui 36 comuni soci si sono astenuti quelli di Martinsicuro, Sant'Egidio e Corropoli. L'Assemblea, che è ancora in corso, deve anche discutere e approvare le nuove nomine all'interno del Consiglio di amministrazione. La cronaca, uno studente universitario ventenne di Roseto è stato denunciato dagli agenti della Digos della Questura di Teramo per istigazione alla violenza per motivi razziali e procurato allarme. Secondo gli investigatori, il giovane nei giorni scorsi, sulla base della notizia poi rivelatasi infondata di una presunta aggressione ai danni di una donna da parte di un migrante ospite di un albergo del posto, aveva aperto una pagina Facebook in cui, oltre ad esprimere avversione, invitava alla mobilitazione contro gli extracomunitari. Dopo 2 giorni, però, accortosi di aver sollevato polemiche e forti critiche, ha cancellato la pagina sui social. Ma l'iniziativa non era sfuggita agli organi di informazione. Gli agenti della Digos sono risaliti al suo nominativo tramite immediati accertamenti, anche telematici. Gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Teramo hanno scoperto ieri in un'abitazione di Tortoreto una coltivazione di marijuana composta da 18 piante. Era detenuta da un trentenne che vive in quella casa. Per evitare di essere scoperto, l'uomo aveva nascosto la piantagione in una stanza ricavata all'interno di una pertinenza esterna dall'abitazione, il cui accesso era stato nascosto con un mobile. Il locale era attrezzato in maniera professionale con sistemi di aspirazione e regolazione della temperatura e umidità dell'aria, nonché con apposite serre dedicate alla germogliazione dei semi e sistema di depurazione dell'acqua. Il trentenne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e le piante, oltre al materiale rinvenuto, sono state sequestrate. È il personale del Comando Provinciale di Teramo che si occupa delle indagini scaturite dalla nota vicenda relativa all'abbattimento di diversi pini radicati di fronte alla scuola primaria Noi Lucidi di Teramo. In merito è stato redatto un corposo rapporto rimesso alla locale magistratura. Le numerose attività svolte hanno riguardato in particolare acquisizioni di atti tecnici in merito ai lavori eseguiti, da cui potrebbero scaturire elementi utili ad ipotizzare violazioni in materia di pubblici appalti, con la possibile apertura del previsto fascicolo da parte dell'autorità giudiziaria. La magistratura teramana, per i relativi approfondimenti, ha coinvolto la PG forestale operante presso la stessa ed un consulente tecnico esterno. Una giornata di lavoro e di confronto tra imprenditori della provincia di Teramo operanti nei vari settori produttivi è stata organizzata da Confindustria Teramo per il prossimo 18 luglio dalle 14.30 alle 16.30 nei locali dell'azienda Gelco di Castelnuovo Vomano. Durante i lavori ci sarà anche un focus sul progetto Intra che si incentra sul ruolo delle autorità pubbliche nella creazione di servizi di internazionalizzazione per sostenere la competitività delle economie regionali e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea 2020.
Lo sport adesso, per quanto riguarda il Teramo Calcio, l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Luca Forte potrebbe già avvenire nelle prossime ore, visto che la società del presidente Luciano Campitelli ha dato una decisa accelerata. Forte, classe 94, attaccante nato a Trieste, arriverebbe dal Pescara con la formula del prestito. Quella di Luca Forte sarà un'aggiunta importante nello scacchiere di mister Lamberto Zauli, visto che al momento il reparto offensivo può contare solo su Antonio Croce e Mirko Petrella. La prossima settimana comunque le attenzioni della società si svilupperanno verso un altro obiettivo, sempre per l'attacco, con la pista a Sansovini ancora aperta, anche se con il passare dei giorni il matrimonio sembra sempre più lontano. La San Nicolò Calcio è felice di annunciare l'ingaggio da parte di due calciatori, Michele Bisegna e Cristian Stivaletta. Per entrambi si tratta di un gradito ritorno in biancazzurro. Michele Bisegna è un attaccante che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Lazio, classe 89. Ha militato nel San Nicolò nella passata stagione. Proprio con i biancoverdi marsicani invece ha affrontato per due volte la formazione di Epifani. A San Nicolò ha già vissuto la prima parte del campionato 2014-2015, realizzando in 11 gare 5 reti. Per quanto riguarda invece il basket, poker di conferme in casa Campli Basket, Nino D'Annunzio. Dopo gli annunci infatti di Petrazzuoli, Bottioni e Serroni e la volta della guardia classe 85 David Petrucci, il quale per la quinta stagione consecutiva vestirà la maglia del Campli. Un'altra conferma importante dunque per la società farnese, che all'interno del proprio roster torna ad immettere un atleta che, grazie alle sue caratteristiche fondate essenzialmente sulla imprevedibilità e velocità, è diventato un vero e proprio beniamino della tifoseria biancorossa. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio.